Oddio! Non è che sta arrivando davvero qua. Bella ragazzi, bella. Allora, altra esplorazione, questa ve dico più figa di quella del cotonificio. Molto figa. C'è una storia che aleggia su questo posto, che si dica che si sentono rumori strani, movimenti strani. Vedremo se riusciamo a fare anche un'indagine. E oggi ragazzi siamo dispersi, abbastanza quasi dispersi in mezzo alle montagne, ma proprio nelle montagne vedrete poi che vista, se riusciamo a farvela vedere, ed è un hotel abbandonato. Permesso. Permesso. Madonna, completamente demolito. Ma qua è andato a fuoco. Sai che può darsi? Sembrerebbe. Qua c'era il bar. Qua c'era il bar, che figata. Permesso. Permesso. Allora, difficile che ci sia qualcuno perché siamo un po' dispersi, però mai dire mai. Tazzine? Ma non deve essere molto molto vecchio a sto punto. No, oh, mi sembra. Boh. Devo stare attento. Ma c'è. Aspetta, cos'è questa cosa? Questa è nuova. Il betadine. Mi sembra abbastanza nuovo questo coso. C'è no? Polvere però sopra, esatto. Quindi non viene toccato. 2018 il calendario. Ah, 5 anni fa allora, neanche tanto. Come so io. Eri te, madonna, che sì, paura. Qua, so io, so io. No, e qua vedere. Non possiamo passare, ok? Lo tiriamo su, però meglio di no. No, no, no. Però qua sta la cucina, sì, la lavanderia, era... la cucina. No, cucina, questo era il montacarichi. Vedi? Che figata. Credo che andasse giù, forse. Esatto. E qua sì, era... Sì, c'è il terrazzo. Cucina. E il terrazzo c'è. Esatto, possiamo andare di qua tranquillamente. Occhio, scusa, occhio. Sedia. Ma le stesse idee, posso prenderle? Però posso dire sempre gli animali, perché incendiarlo? Che questo è stato bruciato. Secondo... No, secondo lo so, boh. Cioè, la porta è così caduta da sola. A me mi inquieta quella. Cos'è? Quella zona lì, madonna. Io ci andiamo dopo, dai. Andiamo dopo. Che poi dal video non si nota del tutto. Qua c'è un bagno tutto distrutto. Sì. Andiamo. Ah, ma si vedi, questo è l'incendio. Ha sciolto tutto. E questo è più bruciato, sì. La polizia che sta arrivando a prenderci? No, la polizia. No. Ma che zona. Ma qua si sale. Però è tutto incendiato, davvero. Inquietante. Ma che cazzo. Oddio. Non è che sta arrivando davvero qua. Ma questa è ambulanza. Non lo so, cosa chiamate ambulanza, polizia? Allora, raga, poi vedremo quella poltrona, magari faremo un rilievo a quella poltrona. Qua c'è una scopa. Qua la cucina. Sì, qua sicuramente dove la sala dove mangiavo, esatto, dove facevi sì, colazione. Sì. Non è un grandissimo hotel, però è un hotel piccolino, però carino. Secondo me qualcuno è venuto qua, ha preso i piatti che c'erano, li ha buttati tutti per terra, esatto. Qua non è possibile, qua sono venuti a rompere il cazzo, raga. Attento qua che terrazzo. Regge? Raga. Che figata. Ti giuro, sta arrivando verso di noi, sappi. Si sente la polizia che sta arrivando verso di noi. Ma è ambulanza, non è polizia. Ma cosa, qual è la differenza tra il suono e la sirena? Poi non mi sembra ci fosse telecamera qua o cosa. Oh, amen. Qua c'era un telecomando. Qualcosa. È il suono, la differenza è proprio il suono. Ti giuro, non so perché, ma sto posto mi mette abbastanza ansia. Cioè, senti qualcosa che non va. Hai una sensazione? Sì, una sensazione strana. Di esterno che possa venire polizia? In generale, anche qua all'interno. Perché è tutto bruciato, così okay. Abbandonato, distrutto. Allora, io ti sono sincero, nell'orfanotrofio mi è capitato di sentire proprio una sensazione strana. Sì. Al momento qua no, non so se capita sempre. Già ste scale mi mettono abbastanza ansia, che scendono anche. Ok, noi lo sai che facciamo, intanto ci mettiamo qua. Vieni qua. Sapete che sta arrivando qualcuno? Mettiti qua. Vogliamo prima fare tutto il primo piano di là? Sì. Ok. Facciamoci il primo piano. Sì, togliamoci dalla vista. Esatto, esatto. Permesso. Qualcuno? Non vogliamo fare niente. Non è che sto posto, siccome è bruciato, sia un po' pericoloso alla respirazione? Ho respirato di peggio. Qua c'è ancora roba. Sì, ma... Qua altri c'erano altri bagni. Questi sono i numerini delle stanze. Ma questi sono vestiti. Ma che cavolo. Qua c'è un letto. Questa era una stanza. Anche questa è un'altra stanza.
Oh, porco. Secondo te c'è qua corrente, si può accendere la luce? No, no, eviterei anche. Ok, meglio che non esploda niente. Madonna. Che sì, un po' di ansietà adesso. Vedi la mia mano che trema? Sì. Cioè c'è la luce che trema per la mia mano. Dici qualcosa? Qua c'è. Sentito. E nessuno? Non siamo cattivi? Stiamo solo esplorando. Se c'è qualcuno. Ma ci sono i materassi? Mm-hmm, pure qua. Però i letti mi sembrano abbastanza abbandonati qua da un bel po'. Sì. Però qualcuno c'è venuto, eh. Può darsi. Vedi i bicchieri. Cos'è questo? La lampada. Sì, la lampada. Hanno sradicato tutto dal muro. Cioè, bisogna capire più che altro se qualcuno è venuto qua dopo e ha distrutto. Sono io. Madonna. Qua c'è il bagno? Vi fate un bagno nella vasca? È abbastanza pulita, no? Non spingerei. Meglio di boh. Raga, qua vi devo dire. È tostina, eh. Eh sì, guarda. Cosa? Allora, qualcuno c'è venuto. Le impronte. Guarda sulle porte. Già. So, tante scarpe diverse. Esatto. Però potrebbe essere anche qualcuno come noi che è venuto a esplorare. O qualcuno, perché questo materasso. Ma questi appendini, a mia mamma servono gli appendini. Le grucce. Le grucce. Appendini, che gruccia? Appendini. Raga, secondo voi si chiama gruccia o appendino? Appendino, appendiabiti. L'appendiabiti è quello a muro. Vabbè, appendino, gruccia, quello è uguale. Salute. Ci tocca andare sopra, mi sa. O sotto. Entrambe. Allora, non so, sai che mi ispiravano di più quelle altre. Esatto, secondo me queste sono abbastanza bruciate. Secondo me è da qui che divampa tutto, eh. Da sopra dici? No, proprio questo lato qua, guarda, proprio qua. Esatto, cavolo. Tu dicevi prima che si sentivano... Cos'è che sentiva? Che senso? Che avevi detto prima che sentiva delle cose, il suo posto. Rumori, voci. Gli dice un insulto a una povera ragazza. Occhio. Sono sicure le scale? Non lo so. Vedremo. Madonna, che figata! Che? Salve! Cos'è? Già questo. Vabbè. Così bello il terrazzo, c'ha la luce, dobbiamo andare proprio qua, eh? C'è qualcuno? Salve! Stiamo solo esplorando. Cioè, dove sta roba dentro? C'è anche una temperatura diversa. È vero, cavolo? Qualcuno c'è con le bombolette. Sì, coltelli. Ma che cavolo? Sono i coltelli che c'erano sicuramente giù in cucina. Può darsi. Sta mangiando la pizza, non so. Oh, l'ha ucciso qualcuno. Tiriamo su tapparella? Vuoi provare la tirare su? No, no, non tocchiamo niente. No bianca. Scalda piatti. Boh. Buongiorno. Qua qualcuno ha buttato giù un armadio. Sì, questo l'ho buttato giù, palesemente. Anche qua un altro armadio buttato. Perché? Occhio allo specchio. Sì, sì, sì. Ma perché devono fare questo? Boh. Cioè, qual è il senso di entrare e devastare? Anche qua hanno devastato. Sì, esatto. Qua tutto spostato, buttato a terra. Hanno rotto gli specchi. Bestie. Aprimi, non credo proprio. Non ci penso che minimamente. Beh, è già aperto tanto. Questo è del 2022. Qualcuno sì, c'è stato qua recentemente. Sì. Questo è un altro bagno. Ma il bagno di che è questo? Cioè, sarà il bagno comune, no? Allora queste erano tipo le stanze dei... Ma cazzo si chiama? Dei camerieri, degli inservienti, assolutamente. Non per forza, anche sotto c'è la vasca a bagno. Secondo me sono proprio bagni comuni in generale questi. Che merda, non ci verrei mai. Cioè, vabbè, era un posto all'antica, un po' così. Che qua? Salve. Terrazzo. Facciamo un salto sul terrazzo? Salto, parliamo. Da qua, saltiamo. Allora, ti devo dire. Il posto è figo. Ci sta. Un po' di ansietta perché essendo tante stanze, trovando anche oggetti comunque di uso quotidiano abbastanza moderno, qualcuno ci viene. Sale ancora sopra. Oh cavolo. Aspetta, vediamo un attimo la fuori com'è. Sì. Qua, ma che... Vai, vaccimo. Ma che cazzo? Ma raga, che cazzo è? Qualcuno mi sa che è venuto qua a vedersi una bella vista. È la poltrona del boss questa. È il capo che abita qua, cioè, questo. Raga, però... Con la birra in parte. Cioè, che vista della Madonna c'aveva sto posto. Madonna, bellissimo, cavolo. La vista da Dio. Mo andiamo al piano di sopra. Che? Okay. Mi rimetto il guanto. Facciamo vedere quello che abbiamo scoperto. Certo. Vai. Vai lei, vado da lei. Vai, tengo io. Raga, allora, Logo mi ha fatto notare, affacciandoci, che hanno fatto una merda che più merda non si puede. Lo schifo, raga. Questo è stato fatto apposta. Qua hanno buttato tutto fuori, ma non capisco il perché. Ora... Ok, quindi questo è il primo stabile. Sì, questo è uno stabile a sé. Per andare nell'altro. Per andare nell'altro. Dobbiamo prendere le altre scale, mi sa. Ok. Quindi qua non vediamo un cazzo. Se andiamo, di no. Andiamo in una specie di manzardina. Andiamo, ti prego. Ok. La cosa più figa che c'è, mansarda. Occhio alla bottiglia. Sì. Permesso. Permesso.
Madò, che bello, sembra casa mia. Parte è bellissimo. Bello è bello. Cioè, secondo me questa era la cosa per chi lavorava. Esatto. Le camere sono da quel lato. Sì, sì, esatto. Vedi? Questa è palesemente la stanza degli inservienti. Che spreco, però. Sì, un hotel della Madonna. Cioè, se si prendesse questa cosa, si strutturasse tutta, sarebbe incredibile. Dico, cosa c'è? Andiamo a vedere. Merda. Cosa? No, merda. Oddio. Nel senso è schifo. Fondato il tetto. No. Cioè, forse questo era un magazzino. Buttavano la roba. Proviamo a scavalcare di qua. Tanto che qua. Madonna. Io scusa. Ah, cioè questo è fighissimo. Se mette ste poltrone mi mettono ansia. Esatto, però. Cioè sono messe così a caso. Le hanno portate anche fuori. Esatto, cioè sembrano usate da qualcuno. Cioè messe apposta. Beh, in questa stanza sì, penso di sì. Ma perché qua? Se qua è tutto buttato. L'hanno lasciati qua. Non vorrei che sia successo qualcosa in questo albergo. Oltre all'incendio. È andato fuori. Boh, ma no, che ci sia rimasto qualcuno. Qua ci sono delle gambe del tavolo, altri attendini. Che questa era tipo ripostiglio. Sì, può darsi. Allora, questa. Allora, 100-100. Mi ci gioco tutto. Allora, andiamo uno alla volta su questo. Dai. Spazio. Qua c'è un albero di Natale. Come un albero di Natale? Sì. Albero di Natale. È vero, che cavolo? E questo era brutto servitù, ma dei lavoratori. Esatto. Esatto. I ambienti. E si va giù qua. Anche. Esatto. Quindi o andiamo giù qui e poi ci facciamo l'altra ala, o andiamo direttamente all'altra ala. Io andrei giù, giusto okay. Com'è figo. Perché nell'altra ala dovrebbe essere decisamente camere. O ci becchiamo qualcuno. Però vorrei vedere. Mi gusterebbe. Andiamo giù. Occhio, E qua non c'è luce, zero proprio. No, qua. Però c'è un tappeto. Chi è ancora più giù? Madonna. Questa è tipo sala comune? Questa era la sala ristorante. Ah, potrebbe essere questa, sì. Sì, questa era la sala ristorante. Sì, qua. C'è uno strano odore, però. Esatto. Upp, sorry. Di... No, forse è muffa. Forse sì, può darsi. La cucina. Ah, eccola. Madonna. Per il giornale? Lo mostro? 26 maggio 2015. 2015? Sì. Cavolo. Posso dire che puzza da morire? Qua, ecco il montacarichi. Ah, questo quindi andava... Esatto. Questa era la cucina principale, guarda. Ma che figata. E qua dovrebbe essere una buttata. E qua è l'uscita dove abbiamo parcheggiato noi. Ah, ok, quindi potevamo entrare anche da qua. Esatto, esatto. Qua dove abbiamo parcheggiato su qui sopra. Vieni. Che cucina della Madonna. Oh, Madonna, sei una bestia passarmi a fianco. Sì, ce la sento. Madonna, però qua... Ok. No, a parte, è sprofondato il pavimento. Come è sprofondato? Guarda. Che cavolo? Ah, no, perché qui c'era lo scarico per quando lavavi, scarico. Quindi scolava lì. Ma che cavolo? Sembrano tipo dei sigilli. Salumi. Insaccavano gli insaccati, quindi facevano anche salumi di produzione propria. È vero. Qua c'è di fianco, c'è anche un allevamento. Vero. Vabbè, questi sicuramente. La cella, frigorifera. Oh, ma questa cosa non l'ho mai vista al vivo io. No? No, ma c'è la frigorifera al vivo, no. Si sicuro che è piccola. Sì. Ah. Infatti qui sì c'è la refrigerazione. Salve. Buongiorno. No, non ti da qua dentro. Un po' di... Stuzzicadenti? Sì, quelli per farli spiedini. Beh, ribadisco, sempre i soliti vandali, raga. Che hanno un po' vandalizzato. Mamma mia, la merda c'è ancora qua. Sì, tutto il grasso, esatto. No, sì. Cosa c'è? No, fa schifo. Ah, ok. Fa veramente schifo. Ma se provo a aprire il rubinetto? Nah. Tipo, dai, tu con i guanti. Prova a vedere se c'è l'acqua o qualcosa. Secondo me no. Eh no, in effetti non c'è niente. Sentito. Ero io col piede o non so. Cioè, i piatti ancora sporchi, dopo 5 anni non ho ancora più i piatti. Bah, lavastoviglie, non c'è? No, dove messi la lavastoviglie qualche parte, scusa. La sopportata. E si scende ancora? Esatto, si scende ancora di più. E si va dove hanno buttato tutte le robe per terra. Ah, ok. Andiamo al piano terra in teoria proprio. È della prima ala questa. Esatto, perché faccio su più piani questo, cioè siamo abbastanza in collina qua. Ma questa cella frigorifera è più grossa. Madonna. Che fai? Te la guardi, sì. Culo. Ciao. No. Non ce lo chiudi a uno dei... Eh? Sai che mi ricorda questa? Cosa? Tomb Raider 2. Quando chiudi l'inverno. Non l'ho mai visto. Ragazzi, mi dissocio. Sono giovane io, mi spiace. Quanti di voi hanno chiuso il maggiordomo all'interno della cella frigorifera della villa di Lara? Io sempre. Puoi scendere? Sì. Cavolo. Stiamo andando nella... Ma che cavolo? Qua è pieno di cose rotte, bisogna stare attenti. Sì, occhio qua che stanno pure i vetri. Madonna, ti giuro se mi sembrava una persona. Ah, occhio ai vetri sopra che stanno pendendo. Sì, siamo attenti. Oddio, ma qua è una hit.
Allora, io concordo con quella scritta lì. No, vabbè, ci sta, però dipende. No, scherzo. Qua tipo era il bar, un altro bar. Sì, qua era forse il serale, perché esatto, lì era il palco. Esatto. Vedete? Cioè, quindi qua era la sala ricreativa dove si facevano gli spettacoli. Quindi facevano forse cabaret, musica, la gente oppure era tipo privé. Sì. Cioè, questo posto è strano. No, lì è il palco. Guarda, lì è il palchetto e lì era tipo zona privé. Esatto, può darsi, qua c'era il palco in teoria. Con ma ragazzi, sedi. Ma è una mina sto hotel. Ma c'è la porta. Poi se provare a uscire è tutta, non mi sa, no, che è barrata. L'hanno chiusa. Poi da fuori forse si può passare. Secondo me le hanno lanciate da sopra la roba. Sì, per forza. Qua è tutto chiuso con il ferro, con il legno. Però è bellissimo. Bello e bellissimo. Cioè, mi dà quelle vibes di stile anni 60-70. Esatto. Che peccato. Veramente un peccato. Cioè, ne vorrei sapere molto di più di perché. Vieni. Lista. C'è menù? Sì. Cosa facevano? Le bibite 2,60€. Ok. Amari 3,65€. Capisco perché hanno chiuso. Non si vedono. Un po' difficile inquadrarle. Ah, però il cocktail 5,20€. Ci sta, dai. Ah, avevano anche gli champagne e i champagne noir. Ma vabbè. Però un amaro 3,65€. Sembra eccessivo. No, qua poi taglio qua. Si vede il posto. No, che peccato. Già, buttato proprio così. Andiamo a vedere. Lo compriamo? Lo strutturiamo? Sì. Apriamo un hotel, Loco Nigno. Da Loco Nigno. Si potrebbe fare. Però bisogna. Io qua sotto smantellerei metà, la farei tipo spa. Bellissimo. C'è una piscina interna. Eh sì, per forza. Quella al momento manca, non l'ho vista, non credo. E qua non penso. Posso dire che il viaggio ne è valso al momento. Sì, assolutamente. Cioè, pure se mi dici adesso stop, non si può accedere da nessun'altra parte, raga, stavolta ne è valsa la pena. Assolutamente. Vabbè, già visto tutto? Sì, qua è chiuso. Gli spogliatoi, tipo? Sì, gli spogliatoi dei camerieri. Saluta. Ci tocca l'altro lato. Esatto. Forse quello più angosciante. Esatto, che potremmo trovare delle persone. Esatto, sì, sicuro. Con la fortuna che ci abbiamo. Aspetta, andiamo. Vai su te da solo? Sì, andiamo delicati. C'è puzza bruciato qua. C'è un po' di puzza bruciato. È divampato qua l'incendio, eh. Sei sicuro che vuoi salire? Sì, hanno scritto, quindi. Guarda, è divampato tutto da qui. Lo stesso qua. Anche qua non si apre la porta da più. No. E scusa, se c'è stato l'incendio, come sono durati sti materassi? Ma l'incendio solamente sotto era. Qua le pareti sono nere, del bruciato. Ma sarà stato il fumo? Non so. Ah, può essere. Però questo non è fumo. No, qua è tutto bruciato proprio. Le scale sono bruciate. Ok, tu dici il fumo ha merito tutto. C'è qualcuno? Stiamo solo esplorando. Salve. Vai. Ci sono i bagni, qua c'è la doccia. Ah, ok, ci sono le stanze con le docce. Quindi è come dicevo io, lì era, esatto, il bagno comune là per i dipendenti. Servienti. Poi poverini loro che dovevano dormire in un sottotetto. Sì, ma si usava. Qui ci sono ancora le coperte. Cioè, allora qua c'è l'odore di vecchio. Esatto, qua sopra è vecchio. Però sotto c'è proprio l'odore di bruciato tanto. E vabbè, erano tutte le ringhiere che... Esatto. Sfatto. Poi da mezz'età c'era. E qua mancano le porte. Cioè, ma chi è che ha preso tutte le cose e le ha buttate così a caso? Boh. E perché poi? Boh. Esatto. Qua manca la maniglia del bagno. Qua c'hanno... Sai che non lo so. Mi sembra strano. Tra qua c'hanno dormito. Su sto letto qua ci hanno dormito. Non adesso, perché comunque c'è roba. Esatto, c'è stato sporco. Secondo me qualcuno in passato, essendo che comunque l'ultimo giornale e il calendario era 2018, sì, però, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anni, forse agli inizi appena era fresco. Esatto. E secondo me l'incendio è scaduto da bestia. Può darsi. Ho questa sensazione. Qua c'è un rotolo di carta igienica. Bello. No, qua è stato creato qua. Qua sì, ma che cavolo. Cioè, com'è possibile che hanno fatto un pompo? Lì mancava il allora tetto. Allora è stato bruciato apposta. Sì, apposta per forza. Se non sarebbe dimampato ovunque. Cioè, guardate, cioè, qua è completamente devastato. Non c'è più niente in questa, esatto, parte qui. Lì, intero. È come se fosse stato bruciato a pezzi. Esatto. Perché c'è un piccolo incendio ogni tanto. Tipo qua, qualche parte. Aspetta. Anche con i guanti. Saremo l'ultimo piano? Sì. Andiamo. Perché forse qualcuno in passato c'era. Ok. Però secondo me dopo l'incendio difficile che sia restato qualcuno. Esatto, secondo me pre-incendio, bravo. Esatto. Pre-incendio qualcuno l'ha utilizzato sto posto. Perché siamo anche abbastanza in alto. Vai, quindi... vai con i... Cioè nel senso quando sali, cioè vai... Sì, sì, pian piano. Saliamo una alla volta. Sì, qua c'è tutte le cose. Non so se questo è bruciato o cosa. Non saprei sinceramente. C'è tutto nero qua. Ma questo era di legno. Boh. Qua siamo tutto a posto. Un godan. Si sale ancora più su. Madonna, ci sarà altre stanze. Permesso. Oh. C'è nessuno?
con la scopa. Che sta spazzando. Permesso. Stiamo solamente esplorando. Guarda. Una bottiglia d'acqua. Nuova. Recentissima questa. Boh. Anche te? Oh, permesso. Ti ho detto che qua. Hai ragione. Vedi? Oh, che cavolo. Qua qualcuno ci vive. Ovviamente tendi a stare sopra perché è la parte più sicura. Cioè, sti. Non vorrei se ci sia qualcuno all'ultimo piano che si sta nascondendo. Ma non credo, cioè. Spero di no. Dei rumori che abbiamo sentiti. Cioè, sì. Cioè, l'acqua sembra nuovissima, tutta pulita, senza polvere. Esatto. Però non vogliamo fare nulla di male. Esatto. Sì. Ma comunque è normale aver paura. Sì. Come ce l'abbiamo noi, ce l'hanno loro. Assolutamente. Una pistola in rigatrice. Ah, madonna. Madonna, se hit, c'era il video della vita. Hai trovato una pistola in uso abbandonato? Ti do. Anche se non lo so, no. Ti dico un'altra cosa. Il secchio col coso della pattumiera. Boh, non lo so quanto. Boh, ci sono cose che mi fanno pensare che non sia abitato da anni. Mm-hmm. E cose che dico, no, sembra che c'è stata una persona ieri. Esatto. Però tra l'altro è quella domanda. Che cazzo fanno qua? Che raga, stiamo riscendendo. No, era ancora più giù, vero? La nostra poltrona amica, non mi ricordo. Forse era nell'altra zona la poltrona. Sì, a fianco. Qua tutto buttato via. Sì. Qua cos'era? La pastoviglia, boh. Un frigo. Aspetta, però non siamo scesi di qua o sbaglio? Non siamo scesi qua. Ok, andiamo. Vado io? Come, se vuoi vado io, se no, ti senti meno confident. Che questa parte non l'avevamo vista, raga. La parte di giù. Permesso. Io lì non ci vado. La lavanderia. Guarda cosa c'è lì sotto. Vabbè, ma è chiuso, non c'è un cazzo. Non sotto. Facci te. C'è il tuo amico fantasma. È chiuso. C'è la bombola di casco, attento. Oh, cazzo. Qua bisogna stare attenti. Questa potrebbe avere qualche cosa con l'incendio, probabilmente. Dici? Oddio. E la madonna che ci eravamo persi. Tua? Cioè, ci sono tantissimi sacchi di pittura? Sì. Questo sta proprio di vecchio. Tanto. Sì, questo era il garage, però. Ah, sì, ci sono state lascesche qua. Possiamo uscire forse da lì? Dici, possiamo andare nel giardino? C'è un ombrello anche. Sì, qua era tutto il ripostiglio. Il garage. Esatto. Le donnine! Il classico garage del meccanico. Esatto. Quelle sono più pericolose di quella che c'è sta là. Mi sa proprio di sì. Qua tutto vuoto. Ok, c'è la bella insegna. Niente. Cioè, prima era bellissimo sto posto, davvero. Ecco un'altra bombola. Mi spaventa queste bombole. Non vengono toccate. Attento! C'è un cavo che arriva dalla sarcinesca fino a là. Per tenerla chiusa? Sì. E questa è stata fatta apposta, allora. Mi sa di sì. Perché forse restava aperta da sola. Questa è la stanza delle torture. Oh, madonna. Cioè, prendevano i maiali qua? Sì, qua mettevano a essiccare robe. Esatto. Le salsicce, le famosissime. Senti un po' di odore, infatti, di carne. D'insaccato. Di salame. 145. Che bombe, cioè, che bombole. Questo cos'è? Beh, c'è il vino qua? C'era del vino. C'era. Conchiglie. Ma che figata! Posso dire che hai trovato dei tizi nudi in un hotel abbandonato? Ancora? Ma mi sa che mi perseguitano a me. Radio, tipo, cos'è? No, il telefono forse della ricerca. Ah, wireless telefono, è vero? Sì. Telefono senza filo. Ma ogni cosa che tocco si distrugge. Aspetta, io voglio vedere qua dentro però. La lavanderia? Sì, ci voglio andare. Non si esce a aprire sta porta? No, c'è un mobile dietro. Ah, ok. Oh! Vabbè, questa la guardiamo. Là ci sono ancora i lenzuola, tutto. Mi sono cagato. Ma che cavolo? C'era. C'era? Lampone. Marmellata? Non lo so, che non credo sia sangue. No, sangue no, non sembra per niente sangue. Però mi sembra come si può essere sporcato. Per togli la torcia? Ma non capisco che sia. Vernice? Boh. Cioè non mi sembra che sia niente che può. Qua c'è altro, ce n'è ancora qua. Qua c'è ancora sporco tutto. No, allora non è vernice. Non mi pare vernice a me quella. Ma spero neanche sangue. Dai, forse vernice, dai, dove sei arrivata? C'è la pittura lì, qua è di pittura. Bianca. No, per forza. Ecco, è qua, l'ho trovato. Ecco dove arriva. Ah, ok. Sì, è pittura. Ah, ok. Che cazzo ci hanno fatto? Ma sembra fresca o sbaglio? Cioè, quella sembra ancora... No, è lucida, sarà tipo smalto. Ah, ok. Eccolo lì, eccolo. Madonna che... Ah, ma è tutto l'angolo, guarda. Sì, tutto completamente pieno di vernice. Qua c'è la maschera sub. Ma quante scarpe? Più scarpe qua. Anche scarpe da lavoro. Esatto. Beh, ci lavoravano qua in effetti. Ah sì.
Andiamo a finire il nostro lavoro. Qua è tutto aperto, bellissimo. Anche la vista. Eh sì, non andare sul troppo. Sì, sì, meglio stare abbastanza. Madonna, un mostro. Un gigante. Una giganterrima. Ma poi penso una paura di insetti io. Ah, bene. L'abitato è giusto. Questa qua è qui da un po', non è nuova, però... Non è neanche vecchia. Esatto, secondo me è qualche settimana. Guarda i letti. Eh sì. O non vorrei che vengano a fare cose zozze. A me farebbe schifo. Un po' di scarpe sul lungo ci sono. Sì, vabbè, sempre le solite bestie che dico io. Che quella bottiglia non è troppo vecchia. Quale? Quella lì sotto. Ah, no. Io ho ansia di andare all'ultimo piano. Vado io avanti. Vai, aspetta che vediamo ancora qua. Ma qua non c'è nulla. Ma qua è pieno di cose bianche. Cos'è sta cosa? Tutto bianco. Calce. Calcestruzzo. Sì, beh. Bom, perfetto. Sì, boh. Quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stanze a piano. Più il bagno. Più il bagno. Esatto. C'è due bagni, c'è uno anche qua. Ecco, esatto, vedi un'altra volta. Sto cazzo è bagno in comune. Cioè, nelle stanze sotto c'erano i bagni singoli. Qua non ci sono i bagni singoli. La direzione di clima per gli oggetti e valori non depositati. Stanza 305. Ok. È una stanza. Però che merda, cioè non voglio andare nel bagno dove vanno gli altri. Però avevano un lavandino. Ok, almeno quello. Beh. Mi sembra in tutte le stanze ci sia un lavandino. Sì, in tutte. In tutte? Tutte, okay. Tutte ce l'hanno nell'angolo. E ora la parte più difficile. Esatto. C'era sta scatola prima? C'era sta scatola sì, prima? Sì, ok. Sì. Un casino, no? No, colpa mia. Oddio. Wow. Madonna. Qua era la soffitta, quindi è finito. Sì, però qua è una figata assurda. Questa c'è ancora il mio nonno. Cioè, tu pensi che queste sono le culle che andavano nelle stanze se qualcuno richiedeva la culla a sto punto? È vero, cavolo, queste sono tutte culle. Ma adesso sono sempre più cavolo. Qua c'è la scalapanna sul tetto? Col cazzo che ci vado. Beh, potevo andarci. Lì è un'altra culla. Madonna. Che ansia. C'è una palla o sbaglio? Quella cos'è quella roba lì? Dove? Ah, è un vaso tipo. Ok, ma questo l'abbiamo visto tutto adesso. Sì, in teoria sì. Qua per prendere tutte le cose, queste cose qui. Raga, che ansia. Cioè, che ansia? Madonna. Non è finita. Adesso te ne verrà di più. Oh cavolo. Ci vediamo nel prossimo video per l'indagine sulla culla.